Devo... Eccolo qua. Stai facendo una di... Dobbiamo fare la prova perché adesso ci fa vedere il posto. Eccolo! Io Eccoti, ciao! sono senza auricolari, quindi adesso tutti sentiranno i fatti nostri e dovrò urlare come un deficiente per farmi sentire perché c'è tipo stanno allestendo qualcosa qui di fianco, come puoi sentire. Ecco, prova a star fermo, magari. Ok, no, mi sembra che funzioni. Se sto fermo è meglio, insomma. Eh beh, sì, Perché volevo tendenzialmente sì. raggiungere esattamente, ma mi muovo piano piano. Volevo raggiungere esattamente la location del concerto. Come puoi notare dal fatto che sono sudato come un maiale, è una giornata particolarmente calda. Cosa faccio? Poi la tengo questa diretta o la cancello? Guarda, è estremamente imbarazzante. Io vedo che ci sono delle persone collegate e spero che dimentichino presto quello che stanno vedendo perché sembra, non lo so, la scena dell'aereo più pazzo del mondo. È presente quando sudano. Ma va bene. E vabbè, qui la situazione è questa, insomma. Oh, Ecco, fai piano vedere il piano mi mare sono. magari. Guarda, intanto c'è Bologna Nerda anche che è collegato. Guarda, adesso sono quasi arrivato. Adesso piano piano ti faccio vedere tutto e vediamo anche quanto è stabile questa connessione. No, sembra che va bene, dai. Sì, sembrerebbe di sì. Ok, dai. Intanto salutano, eh. Vabbè, dai, diciamo cosa stiamo facendo. Sto facendo una prova di collegamento per Retromania 80. Sì, stiamo controllando con i nostri potenti mezzi se siamo in grado di poi fare vedere a tutti gli amici degli anni80.com la location dove si terrà l'evento. E ormai siamo arrivati, insomma, mancano un paio di settimane. Quindi ecco, questi sono gli ultimi ritocchi. Il palco è laggiù, adesso ve lo faccio vedere. È quella macchietta che si vede giù in fondo. Sì, non Adesso ci vogliamo arriviamo vederti. piano piano. Piano No, piano ma ci arriviamo. non voglio Adesso vederti morire in diretta. cerco di salire sopra e vi faccio vedere la visuale dal palco che ci sarà quella sera lì, insomma. Adesso per il momento è tutto smontato. Poi verrà allestito seguendo la profilassi delle norme COVID, anti-COVID, insomma, quindi sedie distanziate. Ok. Piano piano, nel corso delle prossime settimane, pubblicheremo delle informazioni in più su tutto quello che si dovrà fare quella sera lì, insomma. Sì, più che altro magari diciamo come funziona per prendere il biglietto. Allora, l'area che sto per farvi vedere, verrà allestita con 200 sedie, anzi per l'esattezza 199, come richiesto dal regolamento. In quest'area che non so se riuscite a vedere, è segnata, Sì. Ah, ok. e da qui verranno distribuite appunto queste sedie distanziate a 1,20 m l'una dall'altra, che saranno prenotabili tramite il sito Eventbrite. Il biglietto ovviamente è gratuito, però va prenotato appunto per una questione di controllo del pubblico. Quest'anno il Comune di Grottammare ha deciso di comunque mantenere la propria programmazione anche se in forma ridotta, fra cui anche Retromania 80. E per fare questo, però, ovviamente abbiamo dovuto un pochettino cambiare il modus operandi. Nel frattempo, non so se riuscite a vedere, c'è gente al mare, qui sembra se la stanno spassando tutta mentre qui lavoriamo, però. E quindi niente,
Per noi è una sfida nuova, C'è un po' come credo per la caldo. maggior parte degli italiani. Ah, ecco, adesso ti rendi conto come mi sento io, esatto. Io no, non sono così infuocato, ma ti assicuro che... Allora, Ecco, adesso, metto la senza... principio più anni 80. Se riesco a non morire, che non sarebbe male. Allora, questo qui è il palco Allora, da chiedono cui che suoneremo. giorno è il 15 agosto. È il 15 d'agosto, esattamente, la sera di Ferragosto è sabato, noi saremo qui insieme a un po' di amici, tra cui tu, caro Massimo, e faremo quello che sappiamo fare meglio, insomma, divertirci, far divertire le persone, fargli provare un po' di nostalgia di un periodo che a noi manca tantissimo, ma che è sempre vivo nei nostri cuori, visto che questo è il mare che mi rende un poeta. Ah, incredibile, guarda. Cioè, è questa idea che c'è più gente collegata del normale. Addirittura, io tra l'altro lo sto per essere attaccato da una Vespa. Ok, se n'è andata. Deve essere la mia sfolgorante bellezza. Loro hanno visto Sì. Io l'anteprima. Certo. prendo fuoco ancora. Dai. Hai qualche curiosità, qualche domanda anche tu? Perché abbiamo parlato tanto in questo periodo, ma non abbiamo discusso sui dettagli ancora. Ah, adesso sì, proprio adesso Sei veramente perfetto. elegante. No, vabbè, magari spieghiamo un po' come sarà divisa la serata. Allora, la serata sarà una sorpresa in realtà, però ovviamente la parte prettamente musicale sarà il cuore dell'evento, quindi ci sarà un'ampia parte dedicata alla musica degli anni Ottanta, quindi grandi successi internazionali, musica italiana, come poi è stato fatto negli scorsi anni, nelle passate edizioni. E ci saranno anche dei momenti in cui si parlerà della cultura pop degli anni Ottanta, ci saranno degli ospiti, però in realtà non voglio svelare troppo perché poi nel corso delle prossime settimane, dei prossimi giorni, visto che sono rimasti giorni, e tu intanto vedo che ti stai divertendo, eh? Va bene, devo fare un po' lo stupido. No, va bene, sì. Beh, è giusto far lasciare un po' di. Allora, Sì, un po' di tenteremo, pasto. non promettiamo perché poi il caldo, le connessioni, i telefoni, il grottamare, così di fare la diretta quella sera. Sì, esattamente. Stiamo controllando proprio questo e direi che funziona, no? Mi Sì, sembra possiamo essere. incredibile. Speriamo che la sera sia mite, perché qui, anche se non sembra, anche se in questo momento ci sono una cosa come 36 gradi, però questo posto è abbastanza fresco di sera. Quindi te lo dico, ti avviso, portati un maglioncino perché. Un Moncler, non lo so, qualcosa di adatto, perché sappi che qui te lo faccio vedere, lì c'è la foce del fiume, sono cieco, Ok. e quindi qui la sera è fresco, si sta bene, diciamo. Beh, meglio così. Direi. Nient'altro che dire. Beh, che ci vediamo ormai tra qualche giorno, siamo Sì. agli sgoccioli. Qui siamo in piena preparazione e non vediamo Seguite le l'ora di ospitare. pagine. Come? No, dico, seguono le pagine di Certo, Retromania 80 o noi siamo degli anni presenti ovviamente 80. su Facebook e su Instagram, ovviamente avendo una partnership con gli anni 80.com, tutte queste informazioni sono anche riportate sui vostri canali social. Nel frattempo, non so se hai visto, sono attaccato da mosche, insetti. Ci sono solo due possibilità: o sono morto, o c'è l'altra. Di solito le mosche girano o sui cadaveri o sui morti. E quindi niente, Ah no, potete seguire. diciamo la data che saranno disponibili i biglietti. Allora, i biglietti saranno in vendita sul sito Eventbrite all'indirizzo retromania80.eventbrite.it a partire dalla mezzanotte del 7 di agosto. Sono soltanto 199 posti disponibili, quindi chi prima arriva meglio alloggia. Sarà possibile con un'iscrizione, lasciando la propria email e i propri dati, selezionare e scegliere il proprio posto.
e terminati i quali soltanto 199 fortunati potranno assistere a uno spettacolo che entrerà nella storia, come il Retromania dell'anno del Covid, quindi siateci. Limited edition. Speriamo molto limited, però come in tutte le situazioni negative cerchiamo di vedere un'accezione positiva, no? Quindi noi ci siamo, andiamo avanti e portiamo avanti il nostro spettacolo facendo la cosa che sappiamo fare meglio, insomma, che è intrattenere le persone e distrarle almeno per un paio di ore. Tre. Ok, dai, Zap, ti saluto e Grazie, Massimo. tanto io ti martello via telefono. Come? Non ti ho sentito. Che ti martello via telefono. Va bene, io sono sempre a disposizione per te, lo sai. Ci Va bene, dai. vediamo Ciao, presto. ciao, ciao, ciao. Ciao ciao.